creatività e innovazione per guardare al futuro con ottimismo, seppur in un periodo difficile. Questo ha lasciato la finale locale di Ferrara dell'edizione 2022 del premio Cambiamenti. Nel corso della cerimonia, che si è tenuta mercoledì 19 ottobre nella sede CNA in via Colombo Arola in città, tante aziende hanno avuto l'occasione di conoscersi e di creare relazioni, ma alla fine sono tre le imprese vincitrici: Agri Geodrone Group, Boilis Room e Cool 2.0, che andranno alla finale regionale. È la dimostrazione di come impegnandosi, di come con tanto coraggio, e oggi ce ne vuole veramente, veramente tanto, si può arrivare a cambiare, ad avere delle soddisfazioni personali e a fare quello che piace. Siamo felicissime e ringraziamo davvero per aver creduto nella nostra startup. Siamo felici di essere così approdate nel network ferrarese, che in realtà ancora non avevamo conosciuto, per cui siamo contente di aver vinto questa prima finale e di essere tra le tre vincitrici, e ce la mettiamo tutta e ovviamente speriamo tantissimo che possa andare bene anche la finale che si terrà a Bologna e poi anche quella a livello nazionale. Per le giovani imprese è veramente una bella finestra, perché ti dà la possibilità di intanto farti conoscere non solo a livello nazionale, perché non è detto che uno riesca a superare questa fase di selezione, però all'interno del proprio territorio effettivamente tante aziende ti vengono a conoscere, c'è grande interesse anche della stampa e quindi è veramente un'occasione per uscire un po' dal proprio seminato. Sono aziende che provengono da vari settori, sono tutti settori diversi, e quindi vuol dire che c'è comunque una volontà di fare impresa, di iniziare a portare nuove idee, qui ce ne sono tante, in una situazione comunque complessa, che sappiamo che è complessa, difficile, dove abbiamo una società, una nazione che non sempre aiuta le imprese a crescere, ma la volontà c'è, lo vediamo, c'è mondo, anche molto mondo femminile, qui abbiamo trovato una grande percentuale di imprese femminili in provincia di Ferrara. E crediamo che anche quest'anno il risultato sarà eccellente e avremo sicuramente delle grandissime novità, come sempre è successo. Imprese oggi che iniziano a rappresentare dei mestieri che fino a un po' di tempo fa non esistevano e non si conoscevano. Essere qui al Premio Cambiamenti vuole anche essere un segnale di vicinanza, immagino, delle istituzioni, e da parte delle istituzioni penso faccia piacere vedere così tanti giovani, così tante donne e così tanta voglia di fare impresa. Assolutamente sì, il periodo intrapandemico ci ha lasciato proprio questo segnale, cioè la voglia da parte dei giovani di mettersi in gioco, è venuta fuori tutta la loro creatività, proprio questo uscire dagli schemi di un lavoro magari classico, voglia di mettersi in gioco, tantissime sono le start-up femminili a Ferrara, e quindi io credo che questo sia un segnale da cogliere assolutamente, sia un patrimonio, un valore aggiunto per il nostro territorio che non possiamo non considerare, e quindi questo premio, grazie a CNA, va a dare assolutamente un valore e accompagnare questi giovani, che devono sentirsi ovviamente accompagnati ma anche considerati, e questa è la cosa fondamentale per noi, e quindi dà valore proprio a questo premio, ecco. In CNA c'è sempre la retorica dell'imprenditore eroe, che è una cosa che a me sinceramente non piace particolarmente, perché scoraggia. Però è vero che queste storie raccontano tanto coraggio, perché sono sempre più spesso le persone che abbandonano una vita anche di soddisfazioni professionali, perché abbiamo sentito anche stasera gente che era arrivata all'apice della carriera, poi ha detto io però qua mi annoio, voglio fare altro, e lo fa con passione, con dedizione, e riesce ad ottenere dei risultati, per cui è sempre davvero, come dire, dà speranza per il futuro, anche in un contesto come quello attuale, che insomma non dà proprio segnali positivissimi. Questo è un momento di particolare gravità. E dal 2008 crisi Lehman Brothers, la più grande crisi dal dopoguerra, terremoti 2012, pandemia, crisi geopolitica, quindi guerra in Ucraina, quindi è un momento molto difficile. I dati del nostro osservatorio dell'economia secondo lo trimestre sono ancora di segno positivo, ma ci dicono che l'economia sta frenando a livello mondiale, a livello europeo, anche nella nostra provincia. Quindi noi dobbiamo guardare con grande fiducia i giovani.
perché i giovani sono i maggiori interpreti dei grandi temi che che possono dare la svolta, che sono i temi dell'innovazione, della creatività, del cambiamento. Oggi è chiaro che in un momento di così grande difficoltà le imprese devono non solo innovarsi ma cambiare pelle, e soprattutto serve un sistema istituzionale che li supporti. Oggi non è pensabile che le imprese come un tempo ce la facciano da sole. C'è bisogno di un sistema, di un insieme di istituzioni che con un rapporto di grande collaborazione formino quell'ambiente favorevole alla crescita e alla diffusione delle imprese. Quindi credo che il premio di oggi vada visto in quest'ottica, con grande positività, con grande favore, ma anche con grande senso di responsabilità per chi come me, per esempio, rappresenta l'istituzione. Un'edizione 2022 molto partecipata, in cui oltre ai tre vincitori è stata data una menzione speciale per la sostenibilità ambientale anche a Podere Belvedere di Micaela Bonetti, che ha lanciato una linea di cosmetica green con prodotti viso e corpo a base di estratto di pera abate. Menzione speciale per l'innovazione tecnologica Isual, piattaforma presentata da Arianna Ruzza, che distribuisce contenuti digitali direttamente su tutti i canali di un'intera rete di comunicazione. Quali sono i criteri che hanno mosso voi e la giuria, insomma, per scegliere queste aziende? Allora, sicuramente abbiamo valutato l'originalità delle proposte, come si sono presentati e la prospettiva di lungo periodo, nel senso che il concorso è comunque un concorso nazionale che ha anche una tappa regionale, e quindi non dovevano solo piacere a noi, emozionarci, perché comunque sono tutti racconti emozionanti, ma dovevano avere delle prospettive di scalata, e quindi abbiamo scelto quelle che secondo noi erano le più adatte ad andare avanti. Ma conosciamo meglio le tre imprese vincitrici. Siamo una piccola startup che si occupa di servizi di alta tecnologia in agricoltura. Abbiamo a disposizione degli hardware, cioè delle camere molto sofisticate che fanno radiografie, e camere che fanno delle radiografie termiche. Una volta fatto questa radiografia, vengono elaborate con un software, e il primo approccio è questo. La zona più verde è una zona in buono stato di salute, quindi non è da trattare. La zona rossa o arancione è una zona che invece ha una problematica, una sofferenza, e quindi andrà trattata. Fatto il trattamento, il risultato dopo una ventina di giorni dovrà essere questo. La difesa sulle piante, sulle colture in campo, può essere fatta in due modi. Il primo modo è tramite insetti utili. Insetti inutili, quindi, è un trattamento totalmente naturale, e gli insetti si possono usare su un po' tutte le colture, quindi colture orticole, colture cerealicole, colture arboree. Gli insetti ne abbiamo di vari tipi. Ne abbiamo di insetti addirittura incapsulati, quindi rilasciamo una capsula in maniera omogenea sul campo, o di insetti miscelati con del disperdente, in questo caso vermiculite, un disperdente naturale. Anche in questo caso viene rilasciato in modo omogeneo in campo per andare a contrastare gli acari dannosi. Abbiamo iniziato i primi test su questi tipi di droni. Sono droni atomizzatori di varie portate. Questo è un drone che ha una portata di 60 kg a pieno carico, ma ne abbiamo anche uno che ha una portata di 95 kg e un altro di 40. Cool è una startup innovativa che vuole andare a risolvere il problema delle rimanenze di magazzino nei negozi di abbigliamento. È nata dall'idea e dall'unione delle competenze mie e di Miriana. Io vengo dal settore bancario, ho lavorato per 10 anni in banca e porto le mie competenze, diciamo, economiche e finanziarie. Miriana invece ha lavorato per 5 anni nel settore proprio del fashion retail come store manager. Siamo partite a marzo di quest'anno sul mercato, quindi abbiamo già affiliato più di 25 negozi tra Ferrara, Bologna e Modena, e appunto risolviamo questo problema dando la possibilità ai negozi di creare delle box di abbigliamento formate da 2-5 capi o accessori o scarpe, però tutte provenienti da rimanenze di magazzino. In questo modo il negozio si libera delle rimanenze guadagnandoci qualcosa, e avviciniamo l'utente invece a quei brand di medio luxury, luxury al quale non si potrebbe avvicinare, perché appunto a queste box c'è una forte scontistica applicata che è un meno 60%.
Boilers Room nasce da un pescatore come me, che sono 20 anni che pratico questa disciplina, e sono 20 anni che mi diletto anche nel preparare quelle che sono le esche, quindi le boilers. Chi dice che chi fa della propria passione un lavoro non lavorerà mai, non è assolutamente vero, perché si lavora più di prima, però sicuramente la soddisfazione e l'orgoglio ne traggono molto beneficio. Boilers Room ha un concept scritto sotto che è More Time to Fish. Diciamo che nasce essenzialmente per quei pescatori che hanno la volontà di pescare con un'esca costruita self-made, si dice il termine, cioè costruita in casa. Costruita come facevo io, consapevole di tutti i problemi, quindi degli odori spiacevoli, della disponibilità dei posti e quant'altro. Poi da questo si è sviluppato, nel senso che molte persone che prima acquistavano un prodotto standard a scaffale si sono spostati verso una cultura dell'esca e sono approdati anche loro a conoscere e a costruire una propria esca personalizzata. Premio Cambiamenti CNA, tanti buoni motivi per partecipare. Quest'anno, forse più di altri anni, vale la pena partecipare, perché anche qualora non si dovesse vincere, si entrerà comunque nel circuito Cambiamenti Off, che è stato lanciato proprio quest'anno e che va proprio da parte di CNA a stimolare un interesse di ricontatto, cioè chi non ha vinto viene comunque messo davanti a degli eventi dove ci saranno poi investitori importanti che potranno decidere di darti una seconda chance, ecco. Quindi questo è un ottimo anno, ecco, per partecipare.